approfitto di Michael Bublé per darvi questo piccolo consiglio in tema di escursioni aeree. Spero che non vi disturbi più di tanto, quantomeno sicuramente meno della mia voce. In tema di escursioni aeree mi capita di parlare, comunque di ricevere molte richieste da parte di persone che se ne sono andate via dall'Italia tanti anni fa, a volte anche 10-15 anni fa, e non si sono mai registrate all'anagrafe dei residenti all'estero, no? All'aire. E beh, il mio consiglio è quello di farlo sempre il prima possibile, quindi anche quando vi rendete conto che in realtà siete in ritardo di alcuni anni e soltanto vi state ponendo il problema perché avete letto un articolo, magari molto spesso nel mio blog, sull'argomento, anche allarmista, perché è questo il tema in cui secondo me va affrontato l'argomento. Il mio consiglio è quello di ricorrere all'iscrizione, anche in ritardo. La domanda successiva è chiaramente questa, il vostro dubbio, giustamente, ok, io non mi sono mai iscritto, non ho mai ricevuto nessun tipo di segnalazione, avvisi, certamente da parte dell'agenzia delle entrate, non è che adesso se mi iscrivo all'AIRE mi arriva automaticamente invece l'avviso che non ho mai ricevuto, un po' come non è che vado a svegliare il can che dorme nel momento in cui faccio l'iscrizione AIRE. Allora, il punto è questo: se voi non avete nessun tipo di contatto, nessun tipo di legame, nessun tipo di interesse economico, patrimoniale, sociale, perché ve ne siete andati 20 anni fa, 10 anni fa e avete chiuso completamente i battenti con l'Italia, allora è un conto. Quindi se avete intenzione di non tornare mai più, è un conto. Io comunque vi consiglio l'iscrizione all'aereo, però è una strategia che può avere senso. Dicevo, tanto non torno perché mi devo andare a creare il problema. Se non avete mai avuto mai problemi dall'altro lato, nel paese che vi ospita, obiettivamente è una domanda lecita. Il mio consiglio rimane comunque quello di iscrivervi all'AIRE, mentre, anche perché sennò si mantiene aperta una situazione che potrebbe incancrenirsi, invece perlomeno si mette una data certa e si chiude il problema una volta per tutti, anche se solo eventuale. Ma appunto, a maggior ragione, se invece avete legami, tornate d'estate, a Pasqua, d'inverno, o magari avete ed inverno, le vacanze di Natale, lo avete da Michael Bublé, in questo momento è in crescendo, probabilmente dovrò rifare il video, ma comunque se avete invece intenzione di tornare, o comunque avete in conto che tra 10-15 anni tornerete perché i genitori sono anziani, perché non sapete quanto tempo avete, quindi se solo anche non volete precludervi, ecco, mettiamola così, la possibilità di tornare, la necessità di un'iscrizione all'AIRE è fondamentale. È fondamentale perché nella misura in cui non la faccio, do la possibilità al fisco di attaccarmi sempre e comunque per il passato e per il futuro sulla base del fatto che si applica una sorta di presunzione, quindi il semplice fatto di non essere iscritto all'AIRE dà loro la possibilità di riattribuirvi il domicilio in Italia, con conseguente tassazione. Poi si va a discutere sul caso specifico con l'agenzia, con la Guardia di Finanza, no? Perché tendenzialmente ci sono delle norme anche di rango superiore, quelle legate alla Convenzione contro le doppie imposizioni, che danno possibilità sicuramente al consulente bravo di intervenire, cercare di risolvere, di dialogare con l'agenzia delle entrate. Però il consiglio evidentemente è sempre quello di prevenire, l'ottica di prevenzione in materia fiscale, se non è tutto, però è molto. Quindi, di nuovo, il punto è questo: anche se a distanza di 5, 10, 15 anni vi rendete conto che non siete iscritti all'AIRE, fatelo, perché quantomeno si mette un punto a una situazione che invece può incancrenirsi e può provocarvi una serie di problematiche allucinanti. È ovvio che ogni situazione va studiata alla luce di quelli che sono i legami presenti, futuri e passati con l'Italia, perché potrebbe esserci anche la condizione in cui sono andato via, però ho una tipologia di reddito tale per cui in realtà non sarebbe stata comunque tassata all'interno della penisola italiana, per cui anche un'eventuale contestazione lascerebbe il tempo che trova. In ogni caso, il fatto di iscrivermi all'AIRE secondo me è un vantaggio, soprattutto dal punto di vista, come dire, non voglio dire processuale, dal punto di vista di impianto probatorio, insomma di impianto difensivo. Evidentemente se faccio le cose per bene e se il mio è stato nel tempo un trasferimento effettivo. Sulle note in questo momento più pagate, ringraziando il signore di Michael Bublé, io vi saluto e ci risentiamo per il prossimo consiglio.